Chiaramente abbiamo posizionato delle ambulanze ogni 100 metri per i professori, per cui scherzavo. Eccoli qui che corrono sul vallo, guardateli che belli che sono, poi andremo a vedere quale disciplina insegnano, se sono solo professori di educazione fisica o se ci sono altre materie. Bravissimi, ci voleva un po' più di coraggio, ne vediamo in gara un po' pochini, l'anno prossimo vogliamo più coraggio da parte dei professori. E ringrazio tantissimo quelli che si sono messi in gioco oggi. Mi raccomando, fra poco passeranno la strada via Valloggia e saliranno verso l'argine dell'Olona. Un bel applauso anche ai professori che fra poco arriveranno nella zona del mulino. Eccoli qui, applauso ai professori, attenzione ai professori che adesso inizia il pezzo lungo, c'è la salita sull'argine e poi sono momenti di gloria verso l'arrivo. Ecco il primo professore che sta per affrontare la salita dell'argine. E qui le gambe cominciano a cedere. Professori in gara, ricordo che a seguire, e proveremo ad anticipare di qualche minuto, ci sarà la prima gara della giornata. Gara riservata alle ragazze di prima, scusate, la prima gara della giornata, la prima gara del secondo blocco della giornata, gara riservata alle ragazze di prima media. Non c'è ancora un minuto. Allora, vediamo se fra poco i professori spuntano. Uno sì, eccolo qui. Il primo professore che sta per ritornare sull'argine. Ancora molto pimpante. Si guarda anche indietro, vuole essere sicuro che nessuno lo raggiunga. È 2 anni che si preparano i professori per questa gara, ve lo ricordo. Grande distacco, gli altri professori stanno arrivando con più calma. Ciao Gianni. Salutiamo il presidente della FIDA Lombardia che ci è venuto a trovare anche oggi qui per vedere le gare studentesche. Eccolo qua il primo professore, bravo! Primo professore, adesso andiamo a vedere di che scuola è e che materia insegna. Di che scuola è, che materia insegna, bravo! 1000 metri in 4:26, diciamo non malissimo. Bravo il professore! Sentiamo un po' di che... Come si chiama innanzitutto? Angelo De Santis, insegno scienze motorie. Ah beh, gioca in casa, scienze motorie, per quale scuola? Carlo dell'acqua. Ah, il dell'acqua, bravo, quindi il professore di...
scusate se uso ancora un termine dei miei tempi, il professore di ginnastica del Carlo dell'Acqua ha dato la biada a tutti. Ecco qua altri due professori che arrivano, ci siamo. Nome, ma prima che sei, ma hai corso con l'SP2? Sì, sì. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ah, ok. Allora, intanto che respira, nome, materia e istituto. Antonello, scienze motorie e Mendel. Bravo. Sara, scienze motorie e Mendel. Allora, il Mendel, anche i professori di scienze motorie del Mendel si sono fatti valere. Vediamo gli altri professori che arrivano. Eccola qui. Allora. Sono Alessandra, scalda. No, arte. Oh, insegnante d'arte, l'insegnante d'arte, caspita, abbiamo un'insegnante d'arte super sportiva, Rescalda, molto brava, molto brava. Altro professore in arrivo, sei arrivato. Nome, materia e istituto. Reviano, arte, Salvatore Conte. L'arte! Quelli d'arte corrono forte, abbiamo scoperto che oltre a scienze motorie anche i professori d'arte corrono forte, ci siamo dimenticati un professore, un attimo, è in un altro iperspazio, adesso rientra in questo mondo e poi ci parla, sta per atterrare, attenzione qui NASA, pronto NASA, posso parlare con il professore, un attimo solo. Aveva un polmone una volta e adesso non ce l'ha più. Comunque intanto abbiamo scoperto che oltre a scienze motorie, per diventare dei buoni runner bisogna fare arte. Non scapparmi, nome, scuola e materia. Matteo, scienze motorie, energia. Bravo, ritorniamo nell'ambito scienze motorie e farei un bellissimo applauso al, non si dice ultimo, ma diciamo il professore che chiude la fila dei professori oggi. Eccolo qui. Complimenti, complimenti. Allora, ci vuole coraggio e qui coraggio, bravissimo, ce n'è stato tanto. Nome, materia e scuola. Ettore, Rescalda, arte. Attenzione, non lo sapevo, ma iscrivetevi ad arte per diventare dei grandi corridori. Quindi, altro che scienze motorie, iscrivetevi tutti ad arte per diventare professori primo e grandi corridori secondo. Io ringrazio veramente tantissimo questi professori che si sono messi in gioco oggi. Prima di tutto per aver portato i loro ragazzi e le loro scuole e poi per aver voluto partecipare. Facciamo solo la foto sul palco, dai. Allora, dimmi. 62 anni. 62 anni. Se sono qua tutti, intanto che qualcuno si riprende, vi faccio salire sul palco, vi faccio fare una bella foto da parte dei fotografi. Un attimo solo che c'è un professore che si sta un po' riprendendo. Un attimino solo, tanto siamo in tempo, lasciamo riprendere i professori con calma, poi vi faccio una bella foto sul palco. Okay. Mi dicono che c'è già in giro qualche atleta di quelli che daranno vita alla 90esima edizione della 5 mulini di domani. Se riusciamo li facciamo salire sul podio assieme ai professori e poi chiaramente il gioco è indovina chi è il professore. Vediamo se gli atleti riescono a raggiungerci qui al podio. Nel frattempo i professori si stanno pian pianino riprendendo. No, ragazzi, dovreste sentire i discorsi del professore. Allora, io mi sono allenato, poi ho detto vado piano all'inizio, così almeno poi dopo li recupero alla fine. Quelli di arte hanno avuto una strategia per arrivare. Hanno detto non li possiamo battere sulla forza, li battiamo sull'intelligenza. Sono più fantasiosi quelli di arte, giustamente. Per le caviglie, per fatto qua che male. Sì, ma
diciamo che possiamo provare ad anticipare di 10 minuti la gara delle prime medie femminili, per cui la facciamo partire alle 10.35. 10.35 prima media femminile. Nel frattempo proviamo a fare una bella foto con i professori che si sono impegnati qui sui campi di San Vittorio Roma oggi. Allora, vi dico anche che sia le scuole superiori che abbiamo già visto, sia le scuole medie che vedremo fra poco, se volete potete scaricare dal sito di TDS il vostro diploma di partecipazione alla gara. Quindi se volete avere il diploma di partecipazione alla gara, parlo dei ragazzi e non dei professori, potete scaricarlo dal sito di TDS. Allora, i professori vi faccio salire tutti insieme, sento un primo, secondo, facciamo salire il primo, i secondi erano i due del Mendel assieme, così almeno rimane anche una bella fotografia vostra. Meglio così, va bene, perfetto, salimi sul podio più alto, ma più che altro di non farti scivolare, di rimanere davanti. Eccoli qua, il terzo, insieme sono arrivati, per cui c'era la ragazza, perfetto, benissimo, così, stringetevi un pochettino, eccoli qua, un bel applauso ai professori che hanno partecipato a questa gara oggi. Ricordo, se state pensando cosa far fare ai vostri figli, non solo scienze motorie ma anche arte è un buon viatico per diventare dei buoni atleti, l'abbiamo visto oggi con la strategia che hanno avuto, si sono piazzati vicino ai professori di scienze motorie. Grazie mille ancora ai professori, grazie veramente, e allora prossima gara in programma, prima media femminile, partenza fra circa 7 minuti, però prima di far partire le ragazze, e purtroppo devo cambiare un po' registro, le facciamo arrivare sulla linea di partenza, quindi incominciamo a chiamare le ragazze di prima media femminile alla Foil Room per la loro partenza.